Allora, la discussione sarà totale, saluto tutti gli amici presenti. Io credo che sia un cane che si morde la coda per le aziende, perché le aziende per salvarsi hanno bisogno di riconvertirsi. Il problema vero è che non si riesce a vendere come si produce, quando lo si vende, quando non si guadagna. È finito quello che diceva il vecchio Marx, di cui il plus valore non c'è più, che la concorrenza ha raggiunto dei livelli tali che è diventato difficilissimo sia vendere che poi una volta che si è riusciti a vendere a guadagnare. Per riconvertirsi ci vogliono i soldi bisogna che li diano le banche, solo che le banche devono essere emendate dall'attuale liceità che le caratterizza, che è racchiusa nelle sei leggi di cui io ho promosso questo referendum abrogativo, perché che hanno fatto? Stavano prendendo le condanne per usura, finalmente, e gli hanno alzato il tasso usurario. Prima era il 50% al di sopra della media del tasso della Italia, ora l'hanno aumentato 8 punti al di sopra del tasso medio. Il che significa che questo causerà un'operazione di aumento strisciante dei tassi effettivi. Tutti quanti voi che fate gli imprenditori sapete che non sono quelli, quelle banche quando ti chiudono nell'angolo poi ti massacrano, quando ti fanno quello che vogliono. La questione della prescrizione delle cause di lavoro che decorreva dalla chiusura dei conti correnti invece ora decorre dalla maturazione dei diritti. Quindi prima un conto di 30 anni ti basta che facevi la causa entro 10 anni e recuperavi tutto. Invece ora recuperi da oggi a 10 anni fa. Quindi se il conto di 30 anni è finito 9 anni fa, lo recuperi per un anno. Poi che hanno fatto? L'anatocismo, il famoso anatocismo, che tutti credono che sia stato dichiarato illegittimo, vero? E non è vero, perché hanno detto che è legittimo se la banca lo applica al passivo e all'azivo. Hanno dimenticato però un dettaglio, bisognava aggiungere a parità di tassi, perché il tasso medio negli ultimi 10 anni attivo è stato dello 0,89, il tasso invece medio passivo è stato del 13,80, il che significa che su 100.000 euro in 10 anni con l'anatocismo attivo hanno dato alla loro rivista 420 euro e con quello passivo se ne sono presi 224.000, una cosa di questo genere. Ora non me le elenco tutte le leggi di Egitto, ma sostanzialmente, come lo sapete sulla vostra pelle, i soldi che si pigliano alle banche equivalgono a quelli che sono rimasti gli utili possibili, perché questo è il punto, che se qualcosa rimane, poi se la prendono loro. C'è poi un altro fenomeno che è molto più grave, che è quello del signoraggio, che è il tema di fondo, insomma, del quale ci occupiamo, che è quello della nazionalizzazione delle banche centrali, cioè qui la Banca d'Italia, la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea sono delle banche private, io definisco tranquillamente in tutte le sedi delle organizzazioni tecnicamente, lo dico l'avvocato criminale, che stampano i soldi al costo zero, al costo della carta dell'inchiostro. E poi li vendono, qualcuno dice li scontano, in realtà è una frode, li danno agli stati che glieli pagano nel buono del tesoro. È così che nasce il debito pubblico. È incredibile, eh? Allora che bisogna fare per abolire il debito pubblico? Bisogna arrestarne un poco dei membri del ciclo Bilderberg che ora dominano il mondo, invece ci vogliono caricare per aumentare il carico fiscale, che sono Obama, Monti, Tremonti, chi ci sta più, Draghi, il ciclo Bilderberg è un'organizzazione occulta, che altro che le rocce P2, P3, P4 e P44, gravissima, è una magistratura che è collusa culturalmente, in grossa parte anche corrotta materialmente, perché se no non si spiega che sono gli unici a non aver capito quello che tutti hanno capito, no? Nelle cause dell'usura, sapete che facevo? Finalmente riuscivi a far condannare la banca per usura. Sapete chi
condannano, condannano il funzionario della... Cioè, non bisogna condannare il consiglio di amministrazione, se Banca Intesa fa l'usura con Gennaro Esposito, no? Ma è perché lo farà con tutti i suoi correntisti, non è che lo fa con Gennaro Esposito perché gli anni fanno Gennaro Esposito. Quindi qui c'è il tema della magistratura e della regolazione della società. Io scrivo nelle mie cause, così sul foglio, la citazione c'è, cioè, qui in alto a destra scrivo: se la civiltà è figlia del controllo, la disfunzione della giustizia civile ed amministrativa è necessariamente la madre dell'attuale stato delle cose. Cioè, io dico, perché sono collusi, perché sono corrotti, perché non fanno quello che dovrebbero fare, perché insomma qui il problema non è il ladro, il problema è il gendarme, perché il ladro ruba, è vero, fare il ladro, come dire, strutturalmente il poverino ruba, è il gendarme che dovrebbe, invece il gendarme divide il bottino, per lo meno se ne sembra qualche pezzettino, ed ecco che poi l'imprenditoria che fa? Si abitua a nuotare in queste rapide, in questa tempesta, ma qui il problema è che bisogna fermare la tempesta, perché sennò voi potete essere dei campioni di nuoto quando vi pare, ma affonderete comunque. E allora bisogna prima realizzare questa sanatoria e poi nuotare, quindi affrontare la concorrenza, eccetera. Non che pretendete che vada a passare il tempo della vostra vita imprenditoriale in questa cosa terribile, col mare a forza nove, con gli uragani, che sono determinati semplicemente dal sistema bancario che è criminale. Ora però il cambiamento ci sarà. Perché? Perché il padrone non paga più. Voi che siete tutti imprenditori, sapete che succede quando il padrone non paga più, E allora, finora, in qualche maniera, è certo che il padrone del mondo erano le banche attraverso i fenomeni come quelli del signoraggio, attraverso i fenomeni come quelli delle sei leggi illegittime che noi vogliamo far approvare, però alla fine poi qualche cosina rimaneva per pagare la società, e ora no. E ora il padrone non paga più, le aziende a migliaia, a decine di migliaia, a milioni, non reggono il mercato, poi ci sono i licenziamenti, eccetera, eccetera, e quindi a questo punto, siccome il padrone non paga più, che ha pensato bene di fare la società? Di dire, vabbè, prima ci avevamo uomini che comunque venivano in qualche maniera pilotati in maniera dall'esterno, da lontano, che comunque facevano parte della cultura del regime a governare, e ora ci mettiamo proprio direttamente in banca, cioè ora noi abbiamo le banche al governo. Questo significa però che hanno messo già, perché altrimenti non lo avrebbero fatto, perché fallisce Berlusconi, diciamo che Berlusconi non capisce niente, se fallisce niente, fallisce un altro, come Berlusconi per dire, ma se fallisce Monti, e Monti è l'uomo del limite, il circolo attraverso il quale le banche dirigono gli uomini che poi dirigono il mondo. Cioè noi abbiamo oggi il governo diretto sulle banche. Poi abbiamo l'Italia, poi abbiamo l'America, abbiamo dappertutto. Draghi alla BCE, l'organizzazione privata criminale che fa le politiche europee, perché dicevi un convegno, io sono stato parlamentare europeo, no? Allora, siccome l'Europa non funziona, si dice bisogna di Stato, la sovranità nazionale, ma quando mai? Ma questa è una cosa di disinformazione. Il rapporto tra le organizzazioni sovranazionali, io sono stato coordinatore della Commissione istituzionale del mio gruppo nel Parlamento europeo, insomma, un po' di tempo per pensare a queste cose, non se lo avevo fatto da 5 anni. Il rapporto tra gli stati e l'organizzazione sovranazionale è disciplinato da quella cosa che si chiama sussidiarietà. Sussidiarietà, però è il problema è un altro, e non lo sa nessuno. Sono sicuro che ora che ve lo dico, mi stupisco. Il problema del Parlamento europeo è che i deputati non hanno il potere di iniziativa legislativa, sono i deputati da veretta. E i parlamenti, incredibilmente, non hanno il potere di promulgare la legge che vota. Capite che significa? Cioè la commissione ti fa la proposta di legge, il Parlamento, questi idioti, vota, io li chiamo idioti proprio perché su questo argomento sono impazziti, io sono entrato là dentro il Parlamento europeo e ho detto, io prima intervento è stato. E io in questi 5 anni non mi occuperò di null'altro che del tentativo di cacciarmi di qui, quello della Commissione del Consiglio. Sì, ti ha preso il
albanese all'epoca che questo era il monumento dell'Urbano complessivo, la popolazione. E quindi la Commissione propone le leggi, il Parlamento le vota, poi la Commissione le prende, decide se promulgarle o no. E questo è un Parlamento, insomma. Allora questo è il punto. Non è che l'Europa sia cattiva, è indovinata sotto gli orientamenti di chi la Commissione decide cosa promulgare, cosa proporre innanzitutto, e poi che cosa promulgare, indovinando un pochino chi dirige l'orchestra, la dirige la Banca Centrale Europea. Perché questo è il punto. Allora questi governano tutto, un'organizzazione criminale che governa le vostre aziende, le vostre vite, le vostre case, i nostri stati. Come si può vedere? Perché prima, che hanno fatto questi delinquenti? Prima c'era un regolamentino in cui questo era abbastanza evidente, ora hanno un farcito di norme, norme, lo fanno sempre per non far capire nulla, ma alla base il problema è sempre lo stesso. In Europa contano gli apparati che sono al soldo delle lobby, che poi sono le lobby bancarie, quindi tutto quello che accade, accade perché. Ora, però queste cose non è che non si sappiano, per esempio io ho insultato, prima di insultare, dopo che te l'ho detto, no? Poi ho il diritto di chiamare delinquente, bravo, perché l'avevo deputato, stavano lì, di tutto gli ho detto. Allora, mica sono cose che non si sanno, è che il padrone pagava, e allora non pagava più. I padroni politici però continuano a pagare quel pochino, che noi dobbiamo farci impressionare dai quattro soldi delle auto blu, le auto verdi. Qui la Federal Reserve ha stampato 16.000 miliardi di dollari per regalare alle banche, stanno facendo fallire paesi interi, dalla Grecia, Italia, per centinaia di miliardi di euro, e poi ne regalano migliaia di miliardi di euro alle banche. Come? A loro no. Allora, qui ci vuole una revisione totale. Poi, piuttosto che, come dire, stare sui remi della vostra barchetta nel mare in tempesta delle vostre aziende, e dovete trovare il sistema di fermare la tempesta, bisogna buttare olio sull'acqua. E se non cambierete la politica, se non cambieremo la politica, e non ce la potete fare, perché poi vedrà il giorno che tagli e tagli contro le onde, poi le braccia si stancano e poi mollate. Però bisogna fermare la tempesta. E che bisogna fare per fermare la tempesta? E bisogna enfatizzare, a mio avviso, bisogna enfatizzare, rendere noti. Io sono ricorso all'espediente di Santo Tommaso, stamattina era il nostro compito, sa, nel servito. Perché gli italiani, ma non solo gli italiani, che stanno tradotti in 10 lingue, il termine signoraggio non l'hanno imparato. Ora che avranno appreso anche i contenuti del termine signoraggio, secondo me bisognerà che i politici si trovino un posto dove scappare, perché è difficile, perché poi secondo me è un fenomeno planetario, non c'è manco la Tunisia. E dove vanno? Dove vanno? Vanno, trovano persone indavolatissime che gli presentano il conto. A noi questo non interessa. A noi interessa che ci sia la normalizzazione del sistema bancario, che sia un sistema bancario in cui gli interessi vanno nelle priorità dei soldi. Guardate questo passaggio, questo è il signoraggio secondario. Cioè, che succede? Tu depositi 100.000 euro, loro se ne tengono due della garanzia che ti prestano. E 98 li prestano, che ti cadono su un altro conto che dove voi ne prestano 96, 94, quindi ogni 100.000 euro loro 50 duplicano i prestiti. E questo va benissimo. È un'opera di monetizzazione della società, è perfetto. Quello che non va bene è il motivo per il quale lo fanno, che loro lo fanno per lucrare interessi anch'essi 50 duplicati su questi prezzi di denaro altrui. Allora, che bisogna fare? Bisogna che dasse a dire quelli passivi siano pareggiati, che così gli interessi vanno ai proprietari dei soldi e non alla banca che non è proprietaria dei soldi. Perché se il tizio, scrivevo io nell'80, pensate un po', mio amico Maurizio
Marco Sabba, c'è ma che mi signoraggio non mi interessa da vicino. Io mi signoraggio, Marco, me ne interessa da lontano, perché quando io in opposizione a un decreto giuridico dell'allora Banca d'Italia ho detto, ma se Tizio dà un milione a Caio lunedì, e Caio poi lunedì se lo veste, a Tizio glielo storno lunedì, a Caio glielo accredita all'epoca a 5, 10, 15 giorni, nell'intervallo che se ne prende l'interesse di un milione, la banca, che c'entra la banca, che i soldi sono di Tizio fino al 1 gennaio, di Caio dal 1 gennaio in poi, dite la frode. Cioè noi ci siamo abituati a queste cose. Ora, ecco, se intanto si arriva all'abrogazione o per via costituzionale, perché io ho scritto i corsi per anticostituzionalità di queste leggi, li ho mandati a 102.000 avvocati, è un corso molto tecnico, perché penso di corsi alla Corte Costituzionale, e li ho messi in internet su marra.it, se qualcuno si può scaricare. Cercheremo di organizzare ora questo referendum. Ebbene, se si arriva intanto all'approvazione di questi diritti e uno si leva questo socio dentro le aziende, perché voi lo sapete bene che cosa prendono le banche, si prendono gli uni nella sostanza. Infatti io dico sempre, io faccio le cose con le banche, quindi faccio anche un po' di propaganda, artisti fanno, e dico che poi gli imprenditori ormai di una sola cosa sono ricchi. I crediti nei confronti delle banche per la restituzione dei soldi che gli hanno rubato. E perché se le dicevano che si trovano. Dopodiché, proseguendo, si può arrivare, e si deve arrivare, al discorso della razionalizzazione delle banche centrali, quindi inizierà la riconversione. Perché poi parliamoci chiaro. Qui il problema è che gran parte di quello che si produce purtroppo serve poco, la gente sono. L'industria automobilistica perché? Perché cioè, non ci stanno i soldi? No, secondo me non c'è più. Io questo non lo dico da comunista, personalmente sono una Ferrari, una Giallo, insomma. Il fatto è che dicevo, cioè, fossero passati altri 3-4 mesi che non l'avrei comprato, quest'altro, quest'altro. E perché? Ma perché è venuto meno un certo tipo di gusto, di orientamento, c'è cioè il consumismo. Siccome il bene di consumo poi non te le dà le risposte che promette. E allora c'è stata una contrazione dei consumi inutili che invece furoreggiavano negli anni scorsi. Quindi ci vuole la riconversione. E la riconversione è enorme perché a mio avviso bisogna iniziare un'opera di ristrutturazione delle città e dei territori del mondo da ristrutturare. Bisogna iniziare un'opera di disinquinamento enorme del cielo, del mare e della terra. Bisogna iniziare un'opera di riconversione energetica. Basteranno 40 anni lavorando su quanto vecchio bambino per fare queste cose? Secondo me no. Allora le cose da fare ci stanno. È solo che purtroppo il potere tiene le risorse in mano e non le molla, tiene tutto bloccato, impedisce che la maledetta riconversione industriale avvenga e costringe gli imprenditori a stare sulla loro barchetta nel mare interpesto. Ma se stai sulla barchetta del mare interpesto, prima o poi l'onda che ti butta giù arriva. E allora questo bisogna fare, intervenire sulle basi della cultura, intervenire sul momento genetico della crisi, sul sistema bancario. E allora, nel dire queste cose, mi avvio rapidamente verso la conclusione, ma vi voglio dire una cosa. Ma sapete che le banche vengono ancora elette? Che? Sì, rientrano nel letto. Sapete perché? Perché la sessualità è il primo, la prima e la fondamentale delle forme della dialogicità. Essa è in realtà lo strumento per avvenire all'emozionale profondo. Ora però, una visione tale concezione della sessualità innescherebbe nella coppa appunto il dialogo, il confronto, che poi si estenderebbe alla famiglia. Allora il potere si è dovuto inventare un processo di genitalizzazione della sessualità e qui si ferma lì e non c'è confronto e tutti hanno paura di tutti perché se non c'è confronto si è isolati, si ha paura dell'altro e quindi questa è diventata una società affetta in una maniera generalizzata da questa paura di cuore e da questi posti in molti casi diventa proprio patologica. Ed è dall'interno di un meccanismo così che poi riescono ad imporci quelle cose. Però ci pronti ora perché
96% degli italiani, tutti contenti, in realtà lo sanno che non può fare niente, però sono disperati, hanno paura di cambiare, quindi ora qui se va via Monti, buonanotte, bisogna cominciare veramente il cambiamento, perché a meno di non nominare, dico io, Rockefeller o Rothschild direttamente, però sono Presidente del Consiglio dei Ministri, che si dovrà fare. Allora io ho detto, Monti durerà fino a lunedì, a mercoledì, perché lunedì salgono le borse perché c'è stato Monti, ma anche di pure sabato. Poi gli investitori dice, capiranno che hanno, che so, 10% di realizzo, che è fondato su nulla, allora si spaventeranno, cominceranno a vendere le borse di nuovo. Ma anche questo è successo, anche il lunedì successivo sono stati continuati a cadere candidamente. Ora cercano di mascherare, di parlare d'altro, il professor Mantegna, visto che siamo a Roma, ma che professore, non capisce niente. Io ho pubblicato un documento recentemente in cui ho detto Monti due punti l'asino in mezzo ai suoi. Monti è un supponente, ma non è un intelligente, Monti non capisce nulla. È un intelligente. Lo processi lui e tutti gli altri affiliati al cittadino. Però è un deficiente, lui non capisce niente, anzi è sclerotico, perché questo potere vecchio, questa pensa, pensano che siccome sono in tanti ce la faranno, ma non è così. In presenza di certe situazioni, il fatto di essere in tanti è una forma di debolezza e non di forza. Fra poco la crisi che è palese sotto gli occhi di tutti, del governo Monti, la incapacità di risolvere i problemi diventerà innegabile, incontestabile, si capirà anche che un nuovo governo che riproponesse le cose di sempre, la teoria del bene, del bello, del giusto e dell'utile, ha cominciato Socrate, ascoltando, ma ancora non sembra che abbia, e quindi evidentemente io dico che bisogna aggiungere a nuove forme del conoscere rispetto a tutto quanto noi già sappiamo. Noi dobbiamo come società infrangere la barriera del nostro inconscio fittizio, dirci quello che non vogliamo dirci e iniziare un rinnovamento di questo tipo. E so che voi che siete gli imprenditori siete più sensibili, perché avete più posta in gioco. C'è una grande resistenza popolare, ovviamente, è incredibile, ma le classi più povere, più deboli, sono quelle che sono più conservatrici. Tuttavia, alla fine del fatto che il padrone paghi, credo che sia per determinare il cambiamento. Io e la società, come la signorina, dicevo in pugno, mi scusi, le donne, io sono dichiaratamente un po' maschilista, però maschilista in senso opposto, uno che si assume i ruoli maschili, questo. Quindi io la società è come la signorina, quando non vuole lei, non gli sta a parlare, non parla la testa, non fa uscire. E poi invece quando ha deciso di andare proprio lì, ma cosa come c'è? La società è a questo punto qui, tra poco, sarà pronta per cambiare, quindi grazie.